Ciao a tutti, vi facciamo il resoconto delle ultime 2 settimane. Partiamo dal Consiglio di lunedì 15, in cui sono stati approvati i primi emendamenti del Movimento 5 Stelle, di cui vi dirà a breve Virginia. Poi c'è stato il Consiglio di giovedì 18, in cui sono state approvate le linee programmatiche. Inoltre sono state deliberate le 12 commissioni permanenti. E da lunedì sono partite poi le commissioni e vi diremo quello che è permanente e vi diremo quello che è successo. Infine, continua la battaglia per la Commissione Speciale per la Trasparenza e vi diremo le manovre che hanno fatto i due consiglieri del PDL in questa settimana. E infine vi parleremo delle interrogazioni, degli accessi agli atti e comunque dell'attività che abbiamo iniziato ad espletare. Partiamo quindi dal Consiglio di lunedì 15 e lascio la parola a Virginia. Grazie. Allora, i nostri emendamenti hanno riguardato delle piccole modifiche al regolamento del Consiglio. In base a queste nostre proposte, che poi sono state approvate dall'Aula, da oggi, o meglio dal 15, è sufficiente il numero di 4 consiglieri per modificare l'ordine dei lavori e anche per richiedere la votazione per appello nominale. Sono piccole modifiche che però consentono a un gruppo più piccolo come il nostro di avere maggiori facoltà, facoltà che prima ci erano negate. Nel Consiglio di giovedì 18 sono state votate tutte le 12 commissioni permanenti, noi siamo in tutti e 12, e sono stati votati anche i presidenti e i due vicepresidenti delle commissioni, tra cui anche i vicepresidenti riservati all'opposizione. Ovviamente le liste collegate ad Alemanno hanno fatto l'amplein, loro sono 12 consiglieri sui 19 di opposizione, si sono prese tutte e 12 le vicepresidenze. Sono state anche poi nel Consiglio approvate le linee programmatiche. Noi, pur avendoli preparati, non abbiamo ritenuto opportuno predisporre degli emendamenti, preferendo poi portare questo lavoro fatto direttamente nelle commissioni e verificare che Marino dia effettivamente adempimento a questo programma. Da lunedì sono partite le commissioni. Abbiamo registrato subito dei problemi perché quasi tutti i presidenti delle commissioni permanenti le stanno disponendo per tutti i giorni, quindi ci si stanno accavallando. In più le commissioni si svolgono in diverse sedi, quindi siamo costretti a fare delle vere e proprie gincane per essere presenti ovunque. Oggi presenteremo anche una lettera appunto su questo al Presidente Coratti, di cui vi dirà tra un po' Virginia. C'è stata una commissione importante, mobilità bilancio, lunedì 23 luglio. Lascio la parola ad Enrico che vi esporrà Sì, qualche la commissione di martedì mattina è stata molto, diciamo così, particolare. Era stata convocata una commissione congiunta, mobilità e bilancio, dove è venuto anche l'assessore ai trasporti in prota che ha relazionato sulla situazione di ATAC. La situazione di ATAC, ecco, soprattutto questa commissione è stata già una piccola rivoluzione, l'abbiamo fatta perché abbiamo mandato la commissione in diretta streaming, quindi abbiamo dato modo a chiunque di poter seguire la commissione e la relazione dell'assessore attraverso internet. Detto questo, la situazione di ATAC purtroppo è molto molto drammatica. ATAC ha un debito accertato di 744 milioni di euro, quindi un passivo spaventoso per un'azienda di trasporto pubblico, azienda che ricordiamocelo conta 12.000 dipendenti, quindi è una delle più grandi d'Europa, è fondamentale per la città di Roma, e questo debito chiaramente è stato costruito nel corso degli ultimi anni. La relazione del collegio sindacale, che è stata diffusa da una visione di ATAC drammatica, caratterizzata dalle inefficienze, dalla superficialità, da una gestione veramente, diciamo così, all'acqua di rose, basti pensare ai contratti derivati stipulati da ATAC, alle obbligazioni zero coupon, alla sede di ATAC che vorrebbe essere costruita al costo di quasi 120 milioni di euro. Quindi una situazione di ATAC che va assolutamente raddrizzata a dire poco. Perché poi chiaramente chi ci rimette sono i lavoratori, ricordiamoci che gli autisti non possono neanche prendersi le ferie, ogni autista ha un arretrato di circa dai 30 ai 60 giorni di ferie. Quindi dovremmo agire in maniera energica e fin da subito per cercare di riportare ATAC ad una situazione normale. Daniele, vuoi dire qualcosa riguardo alle commissioni? Sì, sono partite altre 3 commissioni importanti, patrimonio. Proprio oggi abbiamo fatto un primo incontro con l'assessore Nieri che ha
ha illustrato alcuni numeri importanti relativi al patrimonio, noi stessi abbiamo fatto subito una proposta relativa al censimento, a un vero censimento, se ne parla da più di 40 anni. A quanto pare sono, come spesso accadeva anche in campagna elettorale, sono tutti d'accordo con noi e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Molto importante anche l'urbanistica, siamo già al quarto incontro della Commissione, stiamo facendo una panoramica sulla situazione attuale, ma anche su quella che è la visione sia del Presidente della Commissione che dell'Assessore. E ci sono degli elementi per noi rilevanti, importanti, critici, di cui parleremo nella conferenza stampa che convocheremo proprio oggi per martedì 30 luglio alle 18 qui in Via delle Vergini. E infine è partita da pochissimo anche la terza commissione che seguo, che è quella sul personale, statuto e sport. Anche lì c'è stato un intervento dell'assessore, devo dire, interessante, e sul quale daremo aggiornamenti sul forum. E riguardo a questa sovrapposizione che inevitabilmente c'è stata in questa settimana di queste commissioni, ci accingiamo a mandare una lettera al presidente Coratti e lascio la Immaginavo. parola a Virginia. Sì, quello che abbiamo notato ci è capitato a noi in prima persona, ossia di non riuscire a essere presenti in tutte le commissioni, e abbiamo notato che ovviamente anche altri nostri colleghi consiglieri di fatto si spostano da una commissione all'altra, arrivano in ritardo, vanno via prima perché cercano di essere presenti giustamente per seguire i lavori. Questo riteniamo che sia assolutamente inaccettabile perché non si può costringere, non si possono costringere delle persone a dei funambolismi impossibili per riuscire a seguire le commissioni delle quali si è membri, sia perché appunto sono molto numerose e di fatto si accavallano, sia perché molte di queste non sono convocate nella stessa sede. Considerate che noi abbiamo 12 commissioni che si radunano in parte, che si vedono, si incontrano in parte all'Argoloria, quindi sulla Cristoforo Colombo, in parte Capitan a Balastro, Capitan Bavastro, in parte a Via Via Petroselli, Pietroselli, Via della Greca, Via della Greca, Via via Liceo Piazza Manzoni. Campitelli, Viale Manzoni, quindi Quindi insomma è effettivamente impossibile. è effettivamente impossibile coprirle tutte in questo modo. Quindi noi cercheremo di chiedere con forza una organizzazione, una razionalizzazione di queste commissioni per consentire a tutti di svolgere al meglio la propria Sia funzione. come sedi, ma anche magari non convocare cinque commissioni in 5 giorni, potendosene Magari fare una, raggruppare. raggruppare una o due per la stessa commissione permanente. Comunque, a quanto ci è stato detto, noi siamo stati i più presenti e molti dei vicepresidenti di opposizione, dei 12 vicepresidenti di opposizione, non sempre hanno vicepresieduto. Riguardo alla trasparenza, che dovrà essere votata la prima commissione speciale. In settimana c'è stato un fatto che contesteremo veramente con tutta la nostra forza perché il PDL e i suoi due partiti collegati, quindi la lista che sostenevano Alemanno, la lista di Alemanno e Fratelli d'Italia, vedendo che si profilava un pareggio in sede di commissione capigruppo, perché probabilmente il capogruppo del misto, come pure la lista Marchini, avrebbero votato per noi, quindi saremmo stati 3-3, a quel punto avrebbe deciso il presidente dell'aula, pur di ottenere la presidenza della commissione trasparenza, hanno fatto passare due dei loro consiglieri, Quarzo e Cantiani, nel gruppo misto, per ottenere in questo modo un voto in più. Quindi noi veramente, ovviamente poi Quarzo, lo sappiamo, sarà eletto presidente della commissione di trasparenza e vedrete che molto probabilmente poi ritornerà una volta eletto nel gruppo del PDL. Veramente ci viene da Quindi il dire. paradosso è una persona che non è che si sia dimostrata così trasparente, perché se fa un passaggio dal PDL al misto, e quindi poi viene eletto, invece dovresti essere poi il garante di quella che è la Certo, situazione. ma secondo voi per quale motivo sono così interessati a presiedere la trasparenza, controllo e garanzia? Perché sembra quasi un'ossessione la loro. Ci vengono molti dubbi, insomma, ci Saranno fanno qualche scheletro aumentare i nostri nell'armadio. dubbi e aumenterà il nostro controllo, anche se non dovessimo avere il presidente di questa commissione, Se insomma, diciamo le comunque. precedenti amministrazioni non avessero nulla da nascondere, quale sarebbe il problema a dare la trasparenza al Movimento 5 Stelle, che comunque è super partes ed è fuori dalla logica destra-sinistra? Dopo che si sono presi tutti i ruoli di Tra opposizione l'altro. nell'ufficio di presidenza, nelle 12 commissioni permanenti e via discorrendo. Comunque concludiamo sugli atti che abbiamo già depositato, proprio con Enrico oggi abbiamo, vai Sì, con diciamo l'internazionale. questa cosa ci tengo molto a sottolinearla, perché nonostante ancora la macchina organizzativa non è che sia partita totalmente,
Ancora non abbiamo una sede attrezzata a sufficienza, ancora i computer e quant'altro, quindi tutta questa parte ancora non è a nostra disposizione, lo staff di dipendenti non è a nostra disposizione, perché comunque ci vogliono dei tempi che la macchina amministrativa inevitabilmente deve percorrere. Però noi siamo partiti subito sul concreto, abbiamo presentato numerose interrogazioni, numerosi accessi agli atti, proprio perché vogliamo dare subito un segnale di costruttività e di coinvolgimento di quella che è la base. Io personalmente ho seguito la stesura di circa quattro interrogazioni, una sul bike sharing, una sulla situazione dei parcheggi dei taxi, una sull'inceneritore BASF, l'impianto BASF che si trova al confine tra l'ex quinto e l'ex ottavo municipio, e un'altra una problematica molto diffusa soprattutto nei municipi di periferia, che sono quelli degli incendi dolosi nei campi nomadi. E ovviamente potete seguire poi il contenuto delle interrogazioni sul nostro forum, sui nostri canali comunicativi, senza adesso sto qui a perdere tempo nel riassumerveli. Mi preme sottolineare però qual è la nostra forza, perché siamo riusciti a presentare così tanti atti in così poco tempo. Siamo la punta dell'iceberg, siamo Il il terminale della terminale della rete. rete. La nostra forza è quella di essere continuamente in connessione con i cittadini, con il territorio, con la realtà, e quindi poter portare molte istanze in maniera molto rapida, perché chiaramente sono i cittadini, gli attivisti, gli esperti e la rete di blog che ci aiuta e ci dà una mano a sostenere tutte queste importanti battaglie che poi condurremo anche in aula e nelle commissioni. Sì, con Virginia, Sì, delle varie che abbiamo firmato, sempre utilizzando lo stesso metodo che descriveva Enrico, ovviamente tutto il gruppo, quindi istanza da parte dei cittadini, comunità e associazioni, passaggio dell'istanza al tavolo di lavoro e poi formulazione e ufficializzazione da parte nostra. E tra le varie che abbiamo fatto in questi ultimi 10 giorni, citerei sicuramente quella del bando di gara sul Teatro Marcello e la zona archeologica circostante. E noi intendiamo, abbiamo fatto un accesso agli atti e poi intendiamo richiedere la sospensione di questa gara. E poi la primissima è stata invece lo sblocco dei fondi dati dalla Regione Lazio e Roma Capitale per i malati residenti a Roma affetti dalla SLA. È un tema molto delicato, ma a quanto pare interessava di più in campagna elettorale. Ecco, noi adesso abbiamo puntato con un'interpellanza urgente la risposta scritta al sindaco proprio su questo tema. Da ultimo, io ho fatto due accessi agli atti. Il primo, per quanto riguarda i derivati, lo abbiamo fatto anche in campagna elettorale, 6 miliardi circa di contratti derivati fatti dalle precedenti amministrazioni. Campagna elettorale, il Comune ci aveva dato l'accesso sui propri, il commissario straordinario per il debito ce l'aveva negato, quindi oggi in qualità di consigliere lo abbiamo Rilanciamo la ripresentato. battaglia. Sì, anche, sempre per quanto riguarda ATAC, visto che ATAC ha un giudizio di impugnazione dinanzi al TAR dell'affidamento del servizio fino al 2019 del servizio di trasporto fatto proprio dall'autorità garante che ha rilevato una violazione delle regole comunitarie in questo affidamento del novembre scorso, abbiamo fatto accesso agli atti di questo giudizio. E infine, proprio stamane con Enrico abbiamo proposto un'interrogazione riguardo sempre a data, che comunque vogliamo definire meglio con Sì, i tavoli di la lavoro concluderemo tra lunedì e martedì. coinvolti sulle tematiche che Enrico ha già accennato, ad esempio, visto che ATAC ha circa sui 12.100, sui 12.000 dipendenti, ha anche 100 dirigenti che paga 15 milioni di euro all'anno quasi, di cui 4,5 di bonus, nonostante questa società negli ultimi 3 anni abbia perso 650 milioni. Abbiamo chiesto di sapere in base a quali criteri vengono determinati questi bonus, se l'assessore intenda ridurre Lo stipendio dei l'emolumento medici. dei dirigenti, eventualmente applicando un tetto, uno a 8, La uno a proporzione. 10. Visto che ATAC ha solo 5.800 autisti che non si prendono le ferie su 12.000 dipendenti, sapere se è un'elevata evasione, vogliamo sapere se intenda utilizzare una parte degli amministrativi per fare il controllo sull'evasione. Attualmente i controllori sono 70. E 70. lui prendiamo l'autobus tutti i giorni e nell'ultimo anno non l'abbiamo Insomma. mai visti. Quindi, insomma, interroghiamo il sindaco e l'assessore, interrogheremo su questi aspetti. E per il momento è tutto. Ci vediamo martedì 30 luglio, ore 18, Qui a Via delle presso Vergini. Qui a Via la delle Vergini. nostra sede, Via delle Vergini 18, terzo piano. Ciao.